Il successo ottenuto ovviamente spinge anche, insomma, nell'immaginario collettivo la volontà di riproporre anche in futuro questo tipo di iniziativa. Sì, speriamo che potremo riproporre in futuro questo tipo di iniziativa, quindi fuochi d'artificio, ma devo dire che l'organizzazione dei fuochi è stata molto pesante perché comunque tutte le forze spese sono state solo ed esclusivamente dalla Prologo, quindi questo lo voglio ribadire, è la Prologo di Tortoreto che ha organizzato i fuochi d'artificio. Questa cosa un attimino ci amareggia un po' perché comunque avremmo potuto collaborare con gli enti e quindi fare un qualcosa di ancora più grande per Tortoreto, e di questo me ne dispiace tanto. Io, l'unica speranza mia è quella di vedere nei prossimi anni una collaborazione stretta, quindi duratura soprattutto, ma perché per il bene di Tortoreto, per proporre un attimino degli eventi che per Tortoreto devono essere fondamentali, quindi non solo il Ferragosto, ma bisogna fare un'organizzazione di eventi annua, da poter sì che Tortoreto abbia un riscontro anche d'inverno e non solo d'estate. Quindi noi ci siamo adoperati con tutti gli eventi fatti e, lo ribadisco, sono state esclusivamente con le nostre forze, quindi non abbiamo avuto patrocinio, non abbiamo avuto niente, è stata la forza della Prologo di Tortoreto organizzare tutti gli eventi fatti fino adesso. Questo lo ribadisco perché comunque, sai, il sentire pure un pochettino di voci un attimino può dar fastidio, ma fino a un certo punto, perché noi sappiamo tutta la forza che abbiamo messo nel fare un qualcosa per Tortoreto, quindi per valorizzare il territorio di Tortoreto.